Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. Come di consueto, aprirà il notiziario Don Arturo con l'editoriale. Faranno seguito la lettura del calendario liturgico, gli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Per la rubrica Un santo al giorno conosceremo Santa Beretta Molla. Per giardino e orto sempreverde, questa settimana è la volta del glicine. E al termine del notiziario, in occasione della commemorazione del 25 aprile, vi riproponiamo le immagini raccolte presso il monumento dei caduti nel 2019 dal nostro caro compianto concittadino e collaboratore Angelo Rolfi. Buona visione. Cari amici, il progetto Superlega di calcio, che ha visto aderire e 24 ore dopo sfilarsi i 12 club più titolati di Inghilterra, Spagna e Italia, con Inter, Juve e Milan, è campeggiato nelle prime pagine dei quotidiani, delle aperture dei notiziari e ha letteralmente inondato i social. Sul Corriere di martedì scorso, per esempio, la prima pagina che riportava altre notizie era la numero 8, su Repubblica addirittura la 10. Covid, crisi economica, scuola nel caos, politica internazionale, sull'orlo di una nuova guerra fredda, passano in secondo ordine. Politici, opinionisti, intellettuali, imbracciano le loro bandiere e chi non ne ha mai avuta una si affretta a procurarsela e cavalcano l'ondata mediatica. Si va giù con parole minacciose e offese personali, si evocano scenari apocalittici. Ma tutto questo cancan per un semplice gioco? No, evidentemente. Anzitutto è chiaro che il calcio risulta essere la cosa più seria di questa società. E lo dicono non i tifosi che aspettano il derby per saltare, gioire o piangere davanti ai loro idoli, ma le cifre economiche del giro di affari letteralmente mostruoso che è alimentato da questa passione. Numeri che stanno però cadendo in picchiata vertiginosamente e che rischiano di trascinare con sé il giocattolo più bello del mondo. Se il virus ha ridisegnato il panorama mondiale, rendendolo gran parte del sistema istituzionale inadeguato, qualcuno forse si può illudere ancora che il calcio può rimanere tale e quale? Forse sì. Ma di illusione si tratta. I nuovi proprietari dei maggiori club sono spesso stranieri, gruppi finanziari, fondi di investimento che non hanno volto e tantomeno anima sportiva. Anche i tifosi stanno cambiando. Il sacro fuoco che teneva occupati i primi giorni della settimana a sbeffeggiare gli avversari in caso di vittoria, o a rielaborare il lutto in caso di sconfitta, e la seconda parte ad organizzare la trasferta successiva, cede il passo a una utenza solitaria che sceglie lo show più interessante tra i titoli e tra tutto quello che è possibile escogitare. Il gioco richiama solo un ricordo lontano dei campetti polverosi di periferia e di parrocchia. Romantico e anacronistico, un reperto conservato nella dicitura di Federazione Italiana. Quello che già da tempo ci offrono è tutt'altra cosa. Pace, bene e tanta serenità. Buona domenica e serena settimana a tutti voi. Arrivederci. Oggi, domenica 25 aprile, in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Tedeschi Tino e famiglia Arturi Evaristo.
Lunedì 26 aprile, San Giovanni Battista Pia Marta, in oratorio alle ore 8, Santa Messa per i defunti Mario Facchi e Ermina Rizzi, Lucia e Battista. Alle ore 18:30, Santa Messa per il defunto Benvenuti Elisa. Martedì 27 aprile, in oratorio alle ore 8, Santa Messa pro populo. Alle ore 18:30, Santa Messa per il defunto Turrini Aldina. Alle ore 20, preghiera di lode e lectio divina. Mercoledì 28 aprile, in oratorio alle ore 8, Santa Messa per i defunti Breda Germano e Mazzoletti Angela, Bianchi Pasqua. Alle ore 18:30, Santa Messa per il defunto Boffelli Pietro. Giovedì 29 aprile, Santa Caterina da Siena. In oratorio alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Fanconi Maria Rosa Breda e Giuseppe, Doninelli Pierino. Venerdì 30 aprile, in oratorio alle ore 8, Santa Messa per i defunti Alfano Vincenzo, Brignani Caterina e Vignoni Carlo. Alle ore 15, coroncina della Divina Misericordia. In cimitero alle ore 18:30, Santa Messa per il defunto Paolo Mignorati. Sabato 1 maggio, in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Almici Calogero, Giuseppina e Zaccaria, Nadia Manfredi. Domenica 2 maggio, festa dell'invenzione della Santa Croce, in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa per i vivi e defunti della Compagnia del Sacro Triduo. Alle ore 10, Santa Messa pro populo. Alle ore 15, ora di guardia. Alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Malagni, Pasini, Rosa e Gualtiero. Sabato 24, dalle ore 15 alle ore 18 e domenica 25, dalle ore 11 alle ore 12 e dalle ore 15 alle ore 18, in oratorio adolescenti e preadolescenti faranno San Martino chilometro zero. Si raccolgono latte a lunga conservazione, pasta e riso, pelati e legumi in scatola, olio e latta, zucchero, farina tipo 00, carne e tonno in scatola, caffè e cacao. Domenica 25 aprile, alla Santa Messa delle ore 10, ci sarà la consegna del Padre Nostro a tutti i ragazzi del terzo anno. Invece, il 26 aprile a Gottolengo e il 28 aprile a Fieste, alle ore 20 e 15, ci sarà un incontro per tutti gli animatori che vorranno partecipare a Gres Turrà. Invece, per gli assistenti dalla prima alla quarta superiore, l'incontro sarà il 3 maggio a Gottolengo alle ore 20 e 15. Domenica 2 maggio ci sarà il ritiro in preparazione per i ragazzi che riceveranno i sacramenti della cresima e prima comunione, i padrini e le madrine e i genitori, tutti alle ore 15:30 in oratorio. Invece, domenica 9 maggio ci saranno le sante cresime e comunioni alle ore 9:30 e alle ore 11:15. Anche le persone tra i 60 e i 64 anni di età potranno prenotare la vaccinazione anti-Covid-19. Rimane sempre attiva la possibilità di prenotare per le altre categorie già in corso. Si partirà dalle ore 23 del 22 aprile. In alternativa è possibile utilizzare le modalità postemat con l'aiuto del portalettere oppure telefonando al numero verde 800 89 45 45. Dalla riunione del Consiglio Comunale, mercoledì 28 aprile alle ore 18, all'ordine del giorno abbiamo l'approvazione del rendiconto della gestione per l'esercizio 2020 ai sensi dell'articolo 227 del decreto legislativo numero 2267. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021-2023, articolo 175, e contestuale modifica programma triennale delle opere pubbliche di cui alla delibera. Deroga ai sensi dell'articolo 40,3 della legge regionale del 2005, numero 12, ai fini dell'abbattimento delle barriere architettoniche di pubblico esercizio di piazza 20 settembre.
appartiene alla famiglia delle leguminose, pianta rampicante, bella e profumata. È il glicine. Originario della Cina, il glicine è adatto per coprire muri, pergolati, inferriate e può decorare grandi balconi, terrazze oppure archi, o più semplicemente essere potato ad alberello. La potatura avviene dopo la fioritura dei bellissimi fiori. Questi sbocciano in grappoli al termine della stagione fredda. Quindi spuntano le foglie, che sono composte da 5 paia di foglioline alterne, lanceolate, appuntite e di colore verde pallido. Il principio della potatura è basato sull'eliminazione dei rami vecchi per favorire il rinnovamento con i fusti giovani. Il glicine esige pieno sole, ma lo si può piantare anche a mezz'ombra, dato che i rami si dirigeranno sempre verso la luce e i suoi tralicci che metteremo a loro disposizione. Nel corso dell'anno i tralci si allungano anche di alcuni metri. In autunno, poi, il glicine perde le foglie. Gli apporti di acqua devono essere frequenti, ma moderati, e vanno aumentati nella stagione secca. Il glicine è rustico e non necessita di alcuna protezione invernale. L'abbondanza di grappoli, di fiori profumati e di varie tonalità, che in alcune cultivar vanno dal bianco al lilla, al rosso violaceo, fanno di questo rampicante una pianta ornamentale, dal profumo inebriante e di rara bellezza. L'unica fonte storica di cui disponiamo circa la vita della sorella di San Benedetto sono due capitoli del secondo libro dei Dialoghi di San Gregorio Magno, opera scritta a scopo di edificazione, tuttavia molto attendibile nelle sue linee fondamentali. Scolastica nacque a Norcia verso il 480 e fin da giovanissima si consacrò al Signore col voto di verginità. Più tardi, quando il fratello si installò a Monte Cassino con i suoi monaci, fece vita comune con un gruppetto di donne in un altro monastero, situato nella località detta Piumarola, in quel di Aquino. Scolastica era un'anima pura, contemplativa per eccellenza, e Gregorio parla di lei quasi unicamente con riferimento a Benedetto. C'è una pagina dei dialoghi in cui li descrive insieme. I due fratelli avevano convenuto di incontrarsi soltanto una volta all'anno e nella quaresima del 547 si diedero appuntamento in una casetta presso Monte Cassino, fuori dai rispettivi monasteri. Il colloquio verteva soprattutto su argomenti spirituali, ma forse anche sugli eventi che stavano sconvolgendo in quel tempo l'Italia, devastata dalle guerre tra i bizantini del generale Belisario e i goti del re Totila, con le popolazioni oppresse dalla fame e dalla carestia. Le ore passavano e venne il tempo di separarsi. Scolastica avrebbe voluto prolungare il colloquio, ma Benedetto rifiutò perché la regola non si doveva infrangere. Allora la santa si raccolse un po' in preghiera ed ecco scoppiare un violentissimo temporale che costrinse tutti a rimanere nella casetta. I due fratelli e i loro accompagnatori e accompagnatrici si adattarono per passare la notte in quella dimora, conversando e pregando. Si separarono all'alba e 3 giorni dopo Scolastica morì. Benedetto nella sua cella, ci racconta San Gregorio Magno, vide l'anima della sorella salire verso l'alto in forma di colomba. Scolastica venne sepolta nella tomba che il fratello aveva fatto preparare per sé a Monte Cassino e dove anche lui sarebbe stato deposto più tardi. E con questo è tutto. Buona festa della Liberazione. E arrivederci alla prossima settimana. Sì, ma sì.
Mi sentite? Buongiorno a tutti, cari concittadini, ben ritrovati per questo 25 aprile. Un saluto a tutte le autorità civili, i colleghi dell'amministrazione comunale, i signori consiglieri, le autorità militari intervenute. Saluto il maresciallo comandante della stazione di Gambra Forcella, che lo ringrazio per la sua presenza, la sua abnegazione e attenzione al nostro territorio di Gottolengo, che tanto ha bisogno di presidio, di legalità e di senso dell'ordine. Grazie della sua qualificata presenza. Saluto anche l'autorità religiosa, Don Arturo Balduzzi, di questa sempre disponibilità nell'aderire alle iniziative dell'amministrazione e portare avanti questo senso di comunità che tanto vivo è a Gottolengo. Un saluto ai ragazzi della scuola, ai vostri insegnanti, la vostra presenza è sempre bellissima, vi ringraziamo e poi vi lasceremo anche la parola. Quest'anno, per il saluto di commemorazione, abbiamo deciso come amministrazione di supportare un po' il sindaco, quindi si è fatto avanti l'assessore Milzani in modo generoso e baldanzoso, quindi lascio a lui con piacere la parola per un intervento di commemorazione e poi ragazzi spazio a voi. Grazie, Andrea, prego. Ringrazio il sindaco, anche da parte mia i saluti alle autorità militari, civili, religiose convenute. Saluto questi bambini e parto con una considerazione. La storia è importante, la storia va studiata, la storia va capita, va compresa, va vissuta. Ricordatelo sempre, bambini, la storia è importante perché noi abbiamo un'origine, veniamo da lì. Oggi è il 25 aprile del 1945, Milano e Torino furono liberate. Eravamo ormai alla fine della terrificante esperienza del secondo conflitto mondiale. Fino ai primi di maggio tutto il nord Italia vide un movimento di liberazione che portò alla conclusione di questo conflitto. Bene, io oggi, per ricordare quei momenti sicuramente dolorosi, ma che hanno poi posto le basi per la nostra Repubblica, ho scelto un discorso molto importante. Il 10 agosto del 1946 Alcide De Gasperi si presenta alla conferenza di pace a Parigi. Tenete presente che noi la guerra l'abbiamo persa. De Gasperi si alza nel silenzio più totale e assoluto di tutti i delegati mondiali, sapendo di rappresentare una nazione che fino a un anno prima era il nemico. Ma De Gasperi si presenta con la dignità assoluta di rappresentare un popolo che ha voluto mettere una pietra tombale sul passato. Citerò di quel discorso solo tre momenti. Inizialmente De Gasperi dice: sento la responsabilità e il diritto di parlare come democratico antifascista, come rappresentante della nuova Repubblica. Due mesi prima c'era stato il 2 di giugno il referendum che ha sancito la nascita della Repubblica Italiana, ma non solo il referendum, sempre il 2 giugno gli italiani hanno avuto in mano anche una scheda elettorale per nominare l'Assemblea Costituente, cioè quel Parlamento da quale poi sarebbe nata la Costituzione a fine dicembre del 1947, entrata in vigore il 1 di gennaio del 48. Una Repubblica, dice De Gasperi, facendo un sunto mirabile di cosa era l'Italia, che ha conosciuto le aspirazioni umanitarie di Mazzini, le concezioni universaliste del cristianesimo, non ha timore a nominare il cristianesimo davanti a un congresso planetario, le speranze internazionaliste dei lavori, ma una Repubblica che desidera con tutte le sue forze una pace duratura e ricostruttiva, basata sulla cooperazione fra i popoli. Chiude questo discorso, che andrebbe insegnato a scuola,
voi non lo farete, ma io alle superiori lo farei, lo insegnerei a tutti i ragazzi, perché è una pietra miliare della nostra Repubblica. Davanti ai delegati che lo hanno ascoltato in assoluto silenzio, ma più per disinteresse che per altro, De Gasperi dice: come italiano non vi chiedo nessuna concessione particolare, sapeva di essere dalla parte dei perdenti. Vi chiedo solo di inquadrare la nostra pace nella pace che ansiosamente attendono gli uomini e le donne di ogni paese che nella guerra hanno combattuto e sofferto per una meta ideale. Rivolto ai delegati dice: guardate a quella meta ideale, fate uno sforzo tenace e generoso per raggiungerlo. È in questo quadro di una pace generale e stabile che vi chiedo di dare respiro e credito alla Repubblica d'Italia, un popolo lavoratore di 47 milioni è pronto ad associare la sua opera alla vostra per creare un mondo più giusto e più umano. Qui De Gasperi rivendica il diritto dell'Italia di sedersi al tavolo dell'ONU. Usa un'espressione molto forte: noi abbiamo diritto, pur con il saio del penitente, di sederci al tavolo dell'ONU come amministratori di pace. E oggi, 25 aprile 2019, siamo pronti ad associare ognuno la propria opera per un mondo più giusto e più umano? Siamo pronti a dimostrare a questi bambini, che sono i nostri figli, per qualcuno i propri nipoti, siamo pronti a dimostrare che il nostro cuore è ancora in grado di tendere a mete ideali alte? Insegniamo loro un respiro alto, ampio, senza compromessi, senza espedienti. Se la nostra risposta sarà un sì convinto, al quale dar seguito con i fatti, lo dice anche la parola di Dio, cos'è la carità senza le opere? Cosa sono le parole senza i fatti? Senza astio, senza divisioni, senza schieramenti che sanno più di tifoseria politica che altro. Vogliamo educare i giovani al rispetto della storia del nostro paese? Iniziamo ad amarlo, pur con tutte le sue ombre e i suoi momenti critici. La storia è scritta, non si rifà, ma amiamola. Qual è la nazione che non ha avuto momenti critici nella propria storia? Vogliamo diffondere un vero senso civico? Parliamo con sincerità e onestà a questi giovani. Mettiamoci in gioco con forza. E allora oggi sarà il nostro personale anniversario di liberazione dall'odio, dal risentimento, dalla divisione e dall'apatia. Viva l'Italia, viva Cottolengo! Grazie Assessore, grazie del contributo e intervento. Ora, nel mentre che Luigi prepara l'inno nazionale che conclude la nostra manifestazione, invito i ragazzi, che vedo che hanno preparato un bellissimo lavoro. Cos'è? Un fiore? Un fiore tricolore. Avete preparato una canzone, un momento? Benissimo. Vi avvicinate vicino a me così vi vedono tutti. Uno alla volta, che ormai siete abituati. Aprile 1945, di Nino Buzzati. Ecco, la guerra è finita. Si è fatto silenzio sull'Europa. E sui mari intorno ricomincia di notte a navigare i lumi. Dal letto dove sono disteso posso finalmente guardare le stelle. Come siamo felici. A metà del pranzo la mamma si è messa improvvisamente a piangere per la gioia. Nessuno era più capace di andare avanti a parlare. E da stasera la gente comincia a essere buona. Spari di gioia per le vie, finestre accese a sterminio. Tutti sono diventati pazzi, ridono, si abbracciano. I più duri tipi dicono strane parole dimenticate. Felicità su tutto il mondo e pace. Infatti, quante cose orribili passate per sempre. Non udiremo più misteriosi schianti nella notte che gelano il sangue e al rombo ansimante dei motori le case non saranno più mai più così immobili e nere.
ma non arriveranno più piccoli biglietti colorati con sentenze fatali, non più al davanzale per ore, mesi, anni, aspettando lui che torni, non più le moire lanciate sul mondo, a prendere uno qua e uno là senza preavviso, e sentire perennemente nell'aria notte di capricciose tiranne, non più, non più, ecco tutto, Dio come siamo felici. Nessuna mano pulirà il fucile. Ci sarà un fucile arrugginito sul muro, le legature interne si arricceranno in piccole squame di ruggine. Un ragno farà un nido di fili d'argento nell'angolo più oscuro e più caldo. Il grilletto e l'alzo, anch'essi arrugginiranno. Nessuna mano pulirà il fucile, rimarrà appeso al muro, indice e pollici lo additeranno distratti come a caso, se ne parlerà tra le cose mezzo dimenticate che si desidera siano dimenticate, diranno al ragno, continua, stai facendo un buon lavoro. Avevo due paure, la prima era quella di uccidere, la seconda era quella di morire. Avevo 17 anni, poi venne la notte del silenzio, in quel buio si scambiarono le vite, incollate alle barricate alcuni di noi morivano d'attesa, incollate alle barricate alcuni di noi vivevano d'attesa. Poi spuntò l'alba ed era il 25 aprile, Giuseppe Colzani. Verrà un giorno di Org Carrera Andrade. Verrà un giorno, più puro degli altri, e scoppierà la pace sulla terra, qual sole di cristallo. Di fulgore nuovo si vestiranno le cose, e canteranno, camminando gli uomini, liberi ormai dall'incubo della morte violenta. Il grano crescerà sopra i rottami, delle armi distrutte, più nessuno verserà sangue di fratello. Al fine verrà quel mondo, il mondo delle fonti e delle spighe, sconfinato, regno d'abbondanza e freschezza senza limiti, di Cesare Zavattini. Soltanto i vecchi, il giorno di domenica, di loro vita tranquilla, aspetteranno la morte naturale, d'ogni loro cammino, ultima meta, splendido tramonto. Giovo tutto il mondo, siate intransigenti sul dovere di amare. Ridete di coloro che vi parleranno di prudenza, di convenienza, che vi consiglieranno di mantenere il giusto equilibrio. La più grande disgrazia che vi possa capitare è di non essere utile a nessuno e che la vostra vita non serva a niente. Bravissimi, questo è il consegnato monumento? Prego. Grazie a tutte le associazioni presenti, agli amici combattenti e reduci che sempre si prodigano per questa manifestazione e a tutti voi che siete intervenuti. Direi che non possiamo concludere che con l'inno nazionale, giusto? Oh, bravi. Prego Luigi, grazie. Come on.